In un periodo storico in cui la parola crisi è diventata una tra le più utilizzate del vocabolario corrente, anche la festa più sacra del calendario cristiano non resta immune alla conseguenza dei tagli alle spese. E così quest'anno le tradizioni pasquali si concentreranno maggiormente sui simboli ecclesiastici e sui percorsi spirituali, dando meno spazio invece a uova di cioccolato e colombe. In 4 famiglie su 10 si riscopre il piacere della preparazione casalinga dei dolci tipici della tradizione di Pasqua, è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che le difficoltà economiche hanno cambiato anche le abitudini più radicate delle feste. Le famiglie ricorrono quindi quest'anno al fai da te per risparmiare, ma anche, sottolinea la Coldiretti, per rispolverare antiche ricette sapientemente custodite nelle specialità regionali che spesso nascondono piccoli segreti, tramandati di generazione in generazione, che le rendono inimitabili e speciali. Un'opportunità per non rinunciare ad imbandire adeguatamente la tavola delle feste, senza far saltare i budget familiari con i prezzi delle uova di Pasqua aumentati fino al 22% e quelli delle colombe fino all'11,9% rispetto all'anno scorso. La crisi si fa sentire quest'anno per Pasqua? Sì. Beh, direi di sì, abbastanza. È come se si fa sentire. Sì, nemmeno l'uovo di Pasqua. A cosa avete rinunciato quest'anno? Ma non troppe cose, però penso che la crisi è una cosa in generale. Uova di Pasqua, regali inutili. Qualcosa per mantenere le tradizioni? Vabbè, qualche uovo di Pasqua alle amiche, così, però sempre quelli piccolini. Uova di Pasqua ne avete acquistate? Per le nipotine. Solo la colomba, quella lì e basta.